Holly, una professoressa quarantenne, si reca a una conferenza a Colorado Springs. Mentre in viaggio verso l'hotel, suo marito, Russell, chiama per sapere se è arrivata. Durante la conversazione, Russell suggerisce di organizzare una vacanza insieme, ma Holly sembra disinteressata, dicendo che sarà sicuramente stanca dopo questo viaggio di lavoro. Tuttavia, mentre l'auto di Holly attraversa le montagne, scopriamo che in realtà si trova ad Aspen, il che indica che ha mentito il marito. Quando arriva all'hotel, un dipendente, Dave, viene incaricato di accompagnare Holly alla sua suite, che secondo la direzione è stata prenotata dal marito, il signor Alan. Diventa evidente che Holly sta tradendo il marito e sta trascorrendo un fine settimana con il suo amante. Dopo che Dave se n'è andato, la donna scopre un bigliettino che la incarica di recuperare un pacchetto nell'armadio per vivere un'esperienza diversa. Aprendo la scatola, Holly scopre un set di lingerie, un paio di manette e una benda per gli occhi. Si lascia andare all'eccitazione indossando il set, bendandosi e manettandosi a letto. Tuttavia, sembra che la persona che entra nella stanza non sia affatto il suo amante. Il loro incontro è intenso e Holly inizialmente si gode la passione finché l'uomo non diventa troppo violento. Nonostante le sue suppliche di fermarsi, l'uomo continua lasciando Holly in lacrime. Quando l'uomo esce dalla stanza ed entra nel soggiorno, si scopre che il marito di Holly, Russell, ha manettato la sedia anche Everett, il 27enne amante di Holly e suo ex studente. Russell gli ordina severamente di non rivelare nulla a Holly e ordina che né lui né Holly devono lasciare la suite. Il mancato rispetto di questi ordini comporterà gravi conseguenze per la moglie di Everett, Lydia, e la figlia Jessica, che sono state rapite da Russell. Dopo aver messo un telefono in tasca a Everett, Russell se ne va e lascia Everett da solo con Holly, che è anche sotto shock per i maltrattamenti subiti. Una volta che Everett l'ha liberata dalle manette, la donna esplode di rabbia, ignara del fatto che sia innocente. Nonostante le ripetute scuse di Everett, la donna è decisa ad andarsene. Improvvisamente, Everett riceve una telefonata da Russell che l'avverte delle conseguenze. Scusandosi abbondantemente, Everett riesce a convincerla a restare. Everett cerca disperatamente il perdono di Russell, ma quest'ultimo, avendo scoperto la loro relazione di 6 mesi attraverso importanti prelievi bancari, pretende solo che Everett continui la vacanza con Holly. Precisa che se Holly chiamerà la polizia, ucciderà Lydia. Nel disperato tentativo di coprire ciò che Russell ha fatto a Holly, Everett inizia a fornire scuse per giustificare la situazione. Nel mentre, Holly riceve una chiamata da Russell, mentre Everett va ad aprire la porta dopo che hanno bussato. La guardia di sicurezza riferisce che gli altri ospiti si sono lamentati per troppo rumore. Holly, nel mentre, conversa con Russell e scopre che ha conoscenza del suo tradimento. Invece di accusarla di tradimento, Russell avverte Holly del pericolo che sta correndo. Descrive Everett come una persona pericolosa con tante relazioni alle spalle, che sono tutte finite con la misteriosa scomparsa dell'ennesima amante. Inizialmente Holly nega le accuse di infedeltà, ma quando si rende conto che Russell sa tutto, decide di seguire le sue istruzioni, che prevedono di lasciare di nascosto la stanza d'hotel. Per tenere Holly conficcata nella suite, Everett offre di farle un massaggio, togliendole il telefono per impedirle di contattare chiunque. Irrequieta e incapace di godersi il momento, Holly si alza bruscamente, desiderosa di lasciare la suite. Fingendo di dover fare una doccia per lavare gli Holly, cerca di portare il telefono in bagno, ma Everett la afferra per primo, costringendola ad andarci senza. Non avendo altre possibilità, Holly esce sul balcone della camera da letto e chiede aiuto, ma nessuno sente le sue urla. Everett infrange la regola di Russell uscendo dalla stanza per indagare, e Russell invia una foto della moglie con un coltello puntato alla gola. Everett implora Russell di fermarsi, ma questo si limita a ordinargli di controllare il balcone della camera da letto. Everett sfonda la porta chiusa a chiave e trova Holly che si sta rinfrescando in bagno. A questo punto Holly si rende conto che Everett è un maniaco psicopatico, dato che ha rotto la porta del bagno perché lei si rifiutava di aprirla. Quando Everett torna in salotto, riceve un messaggio dal numero di Holly che indica che Russell si è impossessato del telefono. Russell minaccia di fare del male a Lydia tagliandole un dito per qualsiasi errore di Everett. Dice inoltre che ha lasciato dei sonniferi sul tavolo e ordina a Everett di drogare la moglie. Disperato per scoprire come Russell lo stia monitorando, Everett inizia a cercare telecamere nascoste, mentre Holly recupera i propri sonniferi con l'intenzione di drogare Everett. Più tardi Everett offre un drink a Holly sul balcone. Mentre Everett prende la bottiglia di vino bianco per la donna, Holly coglie l'occasione per aggiungere i sonniferi nel bicchiere dell'uomo. Tuttavia, quando i due stanno per bere un sorso, qualcuno bussa alla porta e interrompe il momento, spingendo Everett a prendere un coltello e indagare. Con suo grande sollievo, si scopre che Dave va a consegnare il loro ordine di cibo. Dopo che Dave se ne va con una mancia di Holly, la coppia inizia a mangiare la cena. Durante il pasto, Everett e Holly si rimproverano a vicenda di aver iniziato la loro relazione pur sapendo di essere sposati. Il loro dialogo viene bruscamente interrotto da un altro bussare alla porta, accompagnato da un messaggio sul telefono di Everett. Russell informa Everett che Holly ha dato un biglietto a Dave con la scusa della mancia, in cui lo esorta a chiamare la polizia. Per questo errore, Russell invia Everett il dito reciso della moglie con l'anello. Mentre Everett è ancora sotto shock, Holly tenta di sedurlo, ma finisce per puntargli un coltello alla gola, cercando di scoprire le sue vere intenzioni.
Everett finge di abbracciarla per non far sospettare nulla a Russell. Tuttavia, dopo qualche istante, Everett e Holly iniziano a sentire gli effetti delle droghe, che gradualmente fanno perdere loro i sensi. Quando riprendono conoscenza, Everett si scopre disteso sul letto, stringendo una siringa, mentre Holly rimane ammanettata in soggiorno. Accusando Everett di essere un serial killer psicopatico, Holly lo avverte che Russell sta venendo con la polizia. Quando Everett torna in camera da letto, è sorpreso di scoprire Russell imbavagliato legato a una sedia. Inoltre ha la lingua tagliata, quindi non può parlare. Everett va a liberare Holly dalle manette, ma lei continua a lanciargli accuse. Holly entra in camera da letto e vede il marito, che sta lentamente morendo legato alla sedia a rotelle. La donna scoppia in lacrime e chiede a Everett perché abbia commesso un atto simile. Holly non può fare altro che assistere alla lenta morte del marito, conseguenza dell'iniezione trovata nella mano di Everett. Scopre anche un biglietto nella mano di Russell, ma sceglie di non dire nulla a Everett. In seguito, Everett riceve una telefonata dall'assassino di Russell, con la voce distorta per nascondere la sua identità. Questo individuo consegna un ultimatum: solo uno dei due amanti potrà lasciare l'hotel per tornare alla vita familiare, mentre l'altro dovrà morire. La scelta aspetta loro. Mentre Everett medita la sua prossima mossa, Holly apre il biglietto e vi trova scritta la parola cassaforte. Prima che possa comprenderne appieno il significato, Everett le si avvicina minaccioso, prendendo un coltello con l'intenzione di porre fine alla sua vita per salvare la propria. Tuttavia, il loro incontro viene bruscamente interrotto dalla direzione dell'hotel, che distoglie momentaneamente l'attenzione di Everett. Cogliendo l'occasione, Holly apre la cassaforte nascosta nell'armadio. Tuttavia, la cassaforte non rivela altro che una scheda di memoria. Mentre il direttore dell'hotel e la guardia di sicurezza si informano su dove si trovi Dave, il membro del personale scomparso, Everett nega di essere a conoscenza della sua scomparsa. Tuttavia, la squadra di sicurezza insiste per parlare con Holly e indagare ulteriormente sulla questione. Everett convince Holly a collaborare e a parlare con i funzionari. Dopo aver fornito risposte convincenti alle domande del direttore, i due vengono di nuovo lasciati soli. Sospettosa che Everett sia coinvolto in tutto ciò, gli chiede una spiegazione. Everett spiega che il dito ammazzato della moglie, inviato in precedenza come punizione, è una conseguenza del suo mancato rispetto delle regole stabilite da Russell. Anche dopo aver visto il dito, Holly rimane scettica, sottolineando che Everett stava per ucciderla se non fossero arrivate le guardie di sicurezza. Everett rivela inoltre che è stato Russell a maltrattare Holly prima a letto e a stabilire le regole, con la promessa che se lui le avesse rispettate e fosse rimasto nella stanza senza rivelare nulla, non avrebbe ucciso la sua famiglia. Mentre Everett cerca di avvicinarsi a Holly per convincerla, la donna si spaventa e lo coltella all'addome, con conseguente emorragia grave e incontrollabile. Nonostante la situazione sia drammatica, Everett si rende conto che non può infrangere le regole e chiedere assistenza medica, poiché la sua famiglia verrebbe uccisa. Mentre Holly continua a offrire parole di conforto, Everett soccombe gradualmente alle ferite e muore. Improvvisamente il telefono di Everett squilla, spingendo Holly a rispondere. La mente che sta dietro a tutto questo piano si congratula con lei. Per guadagnarsi la libertà, deve distruggere il telefono nel microonde. In seguito, la donna ha due opzioni: può lasciare immediatamente l'hotel, o se vuole trovare risposte ai motivi dell'assassino, può visitare la stanza 513. Seguendo le istruzioni, la donna recupera la chiave della stanza della tasca del marito morto. Dopo aver distrutto il telefono nel microonde, sceglie di visitare la stanza 513 per scoprire la verità. All'interno trova i monitor di sorveglianza dell'assassino. Durante l'esplorazione, si imbatte in una donna legata e bendata che si rivela essere Lydia, la moglie di Everett. Prima di contattare le autorità, la sua attenzione viene attirata dai monitor, dove può controllare la scheda di memoria trovata nella cassaforte. Quando apre il file dei filmati e delle telecamere a circuito chiuso, vede Russell che sta sistemando le telecamere, con Lydia in piedi dietro di lui. Holly capisce la verità, ma è troppo tardi perché Lydia sta già aspettando, pronta a ottenere la sua vendetta. Lydia ammette di essere responsabile della scomparsa delle ex amanti di Everett. Tuttavia, l'ultima goccia è stata l'ossessione di Everett per Holly, una realtà che non poteva sopportare. Come se non bastasse, Holly trova anche il corpo senza vita di Dave, prova dell'instabilità mentale di Lydia. Diventa evidente che Lydia ha ucciso anche Russell, forse perché lui non era d'accordo con la sua intenzione di uccidere Everett e Holly, perché voleva solamente tormentare i due per un po'. Con la scheda di memoria come ultima prova, Lydia la rompe maliziosamente e la getta nel water. Rimasta senza mezzi per dimostrare la propria innocenza, Holly perde il controllo. Esplode di rabbia e scaglia un vaso contro la testa di Lydia, ponendo bruscamente fine alla sua vita. Il film si conclude con Holly che riflette sul proprio destino, quando due guardie di sicurezza irrompono nella stanza, ordinando di sdraiarsi a terra. Se ti piace questo genere, ti consiglio di guardare il video: gli psicopatici rapiscono una ragazza, non sapendo che il fidanzato è più pazzo di loro.